qui addirittura abbiamo l'input di una regia veramente tipo serata d'onore di Baranco. Certo. Allora, innanzitutto Gino Ottaviani, un grande artista che non vuole essere definito grande, ma è eclettico. Questa è la parola chiave che ti entusiasma di più. Perché? Sì, ma perché io ho spaziato proprio dall'inizio, proprio inizi, quando ho cominciato a fare i primi schizzi con la matita, con queste cose qua, ho visto che piacevano. Quanti anni avevi? Piccolo, 16 anni. Ah, 16 anni. Poi ho vinto un po' dei concorsi a scuola, una cosa così, allora mi sono un po' gasato. Sì, mi sono gasato. Poi ho iniziato con matite, colori, eccetera, poi mi sono dato a olio su tela. Dopo qualche disegno ho detto no, proprio questo proprio non fa per me, perché io ho sperimentato, ecco, più che altro eclettico ma sperimentatore, anche poi vedendo poi le ultime creazioni che ho fatto tutti quanti questi altorilievi proprio tridimensionali, delle terre quadrate, delle cose così molto, molto pazzoidi, no? In effetti un po' come sono io, in effetti, no? Beh, aspettiamo, però pazzoide nel senso, usiamo il termine nel senso di sperimentatore, certo, ma anche di persona che prende dalla realtà, la interpreta, certo. Ma non è che precisiamo, non è che andiamo verso i mondi, poi io sono una persona di una linearità e porto avanti la mia filosofia cartesiana da anni, quindi sono a favore di una linearità che tu hai. Ecco, parliamo invece di come ha influenzato il tuo mondo. Noi abbiamo iniziato, io ero un ragazzino, 14 anni, con mio padre che veniva a firmare, perché era all'epoca delle delegazioni, e quindi con i programmi di Rai 1, tu hai qualche anno più di me. Ecco, come ricordi quelle esperienze e come hanno influito poi sulla tua creatività in seguito? Beh, hanno influito innanzitutto perché poi io, venendo dalla provincia, piccolo centro, no? Umbria, piccolo centro, venivo giù, mi vedevo tutti quanti questi personaggi che stavo a contatto tutto il giorno con grandi personaggi. A me quello che mi ha sconvolto di più, e su alcuni ritratti che ho fatto, per esempio, a me sconvolto più che sconvolto benevolmente, logicamente, quando dico Marcello Mastroianni, che sono riuscito a stare una giornata con Marcello Mastroianni. Per me quella giornata lì mi ha cambiato proprio la vita. Proprio. Addirittura? Sì, ma perché un grande personaggio come lui, conoscendo Marcello Mastroianni, per nome, perché un attore proprio incommensurabile, proprio internazionale, certo, proprio, eccetera. Fellini, eccetera. Sì, ma vederlo a parlare così come sto parlando con te, solamente i grandi lo fanno. Per cui queste e cose... precisiamo, all'epoca non era come adesso, un discorso un po' boomeriano, però prima c'era questo fatto che il sociale, chi lavorava in un settore se la tirava, insomma, diciamo, i ragazzi non lo sanno. Come no? Adesso come no? Gli viene da ridere, perché ormai la televisione è popolata da... insomma, è completamente diverso. Certo. Ma all'epoca la creatività di un artista era molto, molto fatta pesare. Mentre Mastroianni con te non lo è stato. Ma una cosa eccezionale è stata, veramente, guarda... lui, ma Raffaella Carrà, ma Baudo, poi non lasciamo perdere Baudo perché è un grande, proprio un grande. Insomma, hai avuto ottimi feedback che ti hanno dato una visione anche diversa della vita stessa. Una visione diversa, sì, che poi ho trasportato anche nel disegno, sembra strano, ma l'ho trasportato anche nella grafica, questa dualità, perché poi ci sono stati personaggi come questi che ti dicevo, che sono stati proprio il buono in tutto, in pratica, no? Però poi ci sono state anche delle altre persone che magari in facciata facendo vedere una cosa, dietro un'altra, per cui ho trasportato anche questo nelle grafiche e ho fatto emergere questa dualità delle persone, eccetera. Quindi infatti anche si vede proprio nelle tue opere. Interessante il discorso del dualismo. Qual è stata la critica che ti ha più colpito negativamente e quella che ti ha colpito invece positivamente? Quella negativamente è stata quella di questa professoressa che venne a vedere questa mostra che fece da me, ma tanti anni fa, grafiche bianco e nero, ma erano dei soggetti molto alla 8DX, insomma, un po' sconcertanti alcuni, che entrò e dopo 2 minuti neanche uscì sconvolta dalla mostra. Addirittura sconvolta? Sì, sconvolta. Beh, allora avevi raggiunto il tuo obiettivo, sì, perché se un artista sconvolge, rompe degli schemi. Certo, ho fatto emergere
un'emozione in pratica, no? Anche se è negativa, però l'ho fatta emergere, insomma. Invece quello che ti ha consolato di ma più, che ti ha soddisfatto di più, quello che mi ha consolato positivo di... c'è sì, stato? Sì, c'è stata, vabbè. Poi non ti dico quello che mi ha detto, però paragonato a dei grandi, tipo 8DX, come ti dicevo adesso, eccetera, questa critica d'arte di Roma che capitò per caso a casa mia. Di spicco? Sì, di spicco, che poi mi ha fatto anche da mecenate, Luciana Conti Palladini mi ha preparato una grande mostra ad Amelia che feci un po' di anni fa, e poi ha fatto anche da mecenate perché mi acquistò diversi quadri che adesso fanno parte di una donazione che ha fatto al Comune di Amelia. Il mondo del pop, della televisione, ma ancor di più dove tu hai lavorato, il mondo della moda, sembrano contrastare, no? Perché comunque c'è il mondo dell'elite artistico e poi c'è questo mondo che un po' mette paura, che è il mondo dell'esteriorità, della superficialità, del brillante, della moda, di tutto ciò che è esteriorità, non per ripetermi. Come li hai conciliati? Comunque già un po' ce l'hai detto, ma come non hai ricevuto anche delle critiche sotto questo punto di vista? Perché insomma lascia un po' spiazzati questo concetto. Sì, ma io devo essere sincero, ho fatto tutte quante queste, per me non era una carriera che io aprivo, eccetera, ma l'ho presa con molto distacco, devo dire. Forse troppo, non lo so, ma io sono stato molto con i piedi per terra. Per cui ho fatto queste cose benissimo, le ho fatte secondo me abbastanza bene. Cioè tu stai dicendo che il distacco dal mondo dello spettacolo sì. Ti ha permesso di creare poi a livello artistico. Sì, bravo. Okay. Hai colto nel segno. No, delineo. Quindi è un po' il succo, un po' questo. Si può fare tutto. Sì. Beh, come te, Alessandro, voglio dire. Tu sei il volto storico della vita in diretta di Rai 1, hai scritto libri, hai spaziato in molte cose facendo tutte quante cose secondo me fantastiche, meravigliose, insomma, non è che te lo devo dire io. No, lavorare nel sociale è stata sicuramente un'esperienza degli ultimi anni interessante. No, ma la cosa importante è quella di essere quello che uno è, certo. Perché poi nell'arte creativa uno mette in evidenza l'essenza, certo, come hai detto, certo, tu, certo. E quindi ritroviamo, poi potremmo parlare anche 3 ore così la gente, certo. Facciamo il dibattito filosofico, chissà, in futuro potremmo aprire una sorta di, sapete, i Cavalieri della Tavola Rotonda o l'Accademia della Gusta, a degli danni incredibili, no scherzo. Grazie ancora, quando ti potremmo venire a vedere? Adesso ci sono alcuni progetti. Sì, alcuni progetti che... In Umbria? Sì, in Umbria, anche fuori, però vediamo, adesso è tutto in cantiere. E allora salutiamo questo cantiere. Grazie Alessandro, anche a te. Grazie a te, Alessandro, perché nei cantieri gentile. Nascono le cose più belle, quindi andiamo nei cantieri. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Grazie.